Aldo, il giorno 11 gennaio 2019 mi trovo in questo momento la stazione di Lodi. Ecco qui che sono uscito in questo luogo ed entro a vedere in quel viale rettilineo il centro della città. Devo dire che Lodi è molto bella la piazza, ecco come si nota qui dalla foto. La piazza di Lodi è stupenda, poi devo dire che mi ricorda tante cose questa città, tanti ricordi lontani. 43 anni fa sono venuto in questo hotel e sono voluto essere autosufficiente, ho voluto vivere da solo. Certo che mi è costato anche sacrificio, sono uscito da Milano, da quella grande metropolitana all'età di 22-23 anni, sono passati 43 anni e oggi ricomincio una nuova vita, all'età di 65 anni, un nuovo appartamento dalle parti piccolo, dalle parti di Piacenza. Allora in età giovane non avevo un habitat fisso, ma ora è bene che abbia una casa fisso e soprattutto tanti amici come non li avevo prima. Quelli che mi hanno aiutato parecchio nel periodo vitale della percorrenza della mia vita. Sono qua, come dicevo, fuori dalla stazione. Ora aspetto il prossimo treno che va a Piacenza, però prima vado a vedere la cittadina di Lodi, dove ho avuto anche i parenti. Incomincio una nuova vita da oggi, con pochi soldi, solo quelli della pensione, e riesco a queste città limitrofe di Milano a vivere, mentre in metropolitana, in una grande città, non si può. E sebbene sono arrivato qui oggi così all'improvviso, ho già trovato un punto di lavoro da effettuare nelle ore pomeridiane. Certo che chi vuole lavorare lo trova benissimo il lavoro, questo sono d'accordo. Nelle città come Lodi e Milano. Ora mi do da fare a lavorare e a creare il mio senso artistico in questa bella città di Lodi. Oggi ho avuto l'omaggio anche della TIM, 40 giga a gratis, per cui posso fare moltissimi video e YouTube. Vi saluto da